Tra gli elementi che guardo in un fiume c'è lo stato generale del fiume, la presenza di pesci e di organismi nell'acqua, ma osservo anche gli eventuali rifiuti, i tubi che versano nel fiume, gli elementi immessi e così via. Nathalie Chèvre è ecotossicologa, studia le sostanze chimiche come i pesticidi o i farmaci che si ritrovano nei corsi d'acqua. I compiti degli ecotossicologi sono tre. Il primo è osservare ciò che si trova nell'acqua e il tipo di inquinamento. Il secondo consiste nel valutare la tossicità, il pericolo rappresentato dalle sostanze che si trovano nell'acqua. Infine, si valuta il rischio per gli organismi, per le specie che vivono nell'ambiente acquatico. Se consideriamo un ambiente come il lago Lemano, la prima cosa da fare è andare a prelevare dei campioni, osservare quali sostanze contengono e se ci sono sostanze chimiche come farmaci, pesticidi o altro. Dopodiché si verifica in laboratorio se queste sostanze sono tossiche. Certi pesticidi sono molto tossici, altri meno. Infine, la combinazione di queste due informazioni ci consente di valutare il rischio che queste sostanze chimiche rappresentano per il lago Lemano. Qui ci troviamo nel nostro laboratorio presso l'Università di Losanna. Procederemo al test di diverse sostanze chimiche sugli organismi. Abbiamo diversi organismi da usare per il test: alghe, batteri o microcrostacei. Per valutare la tossicità di un prodotto si esaminano diverse concentrazioni. Nel caso delle alghe si può testare un diserbante. Si utilizzano concentrazioni crescenti e si osserva a partire da quale concentrazione si manifesta un reale effetto tossico. Ad esempio, un rallentamento della crescita delle alghe. Continuando con l'esempio delle alghe, si osserva che quelle che crescono bene, per le quali la tossicità non è un problema, alla fine del test saranno molto verdi, mentre quelle per cui la tossicità rappresenta un problema saranno intossicate, relativamente bianche, perché non hanno avuto la possibilità di crescere. I dafni sono dei microcrostacei ed occupano un ruolo chiave nella catena alimentare collocandosi tra le alghe, i produttori primari e i pesci. La loro mancanza può essere un problema per la popolazione ittica. Sottoponiamo al test le sostanze come gli insetticidi ai quali sono particolarmente sensibili. L'ecotossicologo trasmette questi risultati ottenuti in laboratorio ai chimici, agli ingegneri, ma non solo, tutti quanti sono coinvolti. Una parte del lavoro dell'ecotossicologo è la prevenzione che si fa parlando con i rappresentanti di diversi gruppi professionali, ad esempio con i veterinari, poi con i medici, per quanto riguarda tutti i farmaci che si possono trovare nell'ambiente, nell'acqua, infine con gli agricoltori per i pesticidi. È vero che anche le famiglie possono fare molto, ad esempio possono ridurre le dosi dei pesticidi utilizzati nei giardini. Forse non è indispensabile trattare tutti i fiori e gli alberi del nostro giardino. Credo che il mio mestiere sia fondamentale per l'acqua. La qualità dell'acqua è importante e l'inquinamento è un problema grave che può avere effetti a lungo termine sugli organismi, quindi è essenziale che ci siano persone che cerchino di adottare delle misure per limitare l'inquinamento delle acque.